allo spegnimento la partenza del Gran Premio di Belgio. Via, partiti. Sembra partita bene la Mercedes di Kaban, non mi sembra di vedere pattinamenti strani. Si affaccia Davidino interno, però alza il piede giustamente. Sembra essere tutto regolare dopo la prima curva. Quindi siamo bandiera gialla sul fondo, Step si è girato au rouge all'uscita. Intanto Loris invece punta Dark Lancer sul fondo, ma non lo riesce a passare. Lì davanti Lena passa su Kaban, che ha fatto un errore in trazione, vuole approfittarne anche Davidino. Destra, sinistra, non sa dove passare, infine si deve accodare. Lena attenzione, entra Kaban e si riprende la prima posizione. Capire, ma poi Lena gli tira giù una staccata incredibile. Botta e risposta tra i due piloti, bellissimo. Davidino prova a affacciarsi a Puon, qua è pericoloso affiancarsi. Sembra tenere largo Kaban, in qualche modo però riesce a riprendere la traiettoria. Vediamo la staccata della bus stop esterno, Max Maurer. Vediamo se lo chiude, sì, incredibile, grande sorpasso all'esterno. Dallo Ruce a 2 decimi prima del DRS. DRS aperto, va interno Davidino, non può, credo, nulla Kaban. Ci prova a resistere comunque, ma Davidino porta a casa questo sorpasso, si issa in seconda posizione. Lore Pro commette un errore e Dark Lancer ne approfitta. Sì, e Dark Lancer ne approfitta. Giù in picchiata è a 3 decimi. Adesso si fa perfetto lo Ruge, che il traiettore è molto difficile con macchina piena. Probabilmente. Oh, cosa mi penalità? Penalità. Adesso lo passa, è terzo, ma l'attacco del pilota McLaren, si difende molto bene il pilota Force India, adesso però dentro. Vediamo se la tiene. Sì. No, prima un peletto largo ci ritrova Alex, ma si deve accodare. È uscito molto bene, ha poco ERS, sì, ha finito praticamente l'ERS. DRS aperto, passa di velocità, vediamo se Senna ci riprova. No, tira gialla, penalità 3 secondi e Kaban ha fatto un errore per Prati. Kaban ha fatto tutta la chicane. Dark Lancer, Dark Lancer, boom, e c'entra l'incolpevole Lore Pro e Safety Car virtuale. Allora, sì, sembra che funzionato anche meglio. Ha pasticciato un pochino al DRS, ha pasticciato un pochino allo Rouge, però è molto veloce. Sì, all'aperta passa allora due, prima di 3 secondi dentro Davidino. Cosmi passa e si prende la seconda posizione. Attenzione, perché monta già. Sì, a questo punto ma considerando. Oh, attenzione Davidino e Cosmi, grazie regia per la bella inquadratura. Lena ai box, Lena ha fatto un grandissimo stint comunque. Sì, primo stint ottimo. Cosmi stavolta non l'ha pasticciata, l'ha fatta bene. Vediamo un pochino se sceglie l'interno o l'esterno, prende l'interno, apre il DRS. Cerca di resistere Davidino all'esterno, ma... Sì, ma stanno giocando, nel senso che nessuno usa poi molto ERS. Questa volta è lui interno, tira la staccata, però Cosmi si difende, vediamo se resiste. Molto puliti, molto corretti, però se ne sono molto più forte. Davidino passa. Cosmi box, prosegue Davidino. Ok, quindi il tentativo di undercut oggi. Cosmi Lena rientra. E non ha perso molto da Lena, Quinto. Intanto davanti c'è il sorpasso di Lena col DRS su step. Freccia destra anche per lui, si rientra in box. Cosmi appiccicato a step e lo passa in trazione. Sì. Giro veloce per Lena, 1.47.3. Passato Cosmi. E vede lì davanti Lena, deve riprendere e si accoda Davidino. Attenzione, passa già Puon. Tocca al cordolo, che rischio che ha preso Davidino. Quel cordolo
è sapone tante volte. Vicino. Sì, molto vicino, e è uscito molto bene da... Ormai la saprà fare alla perfezione in scia. E passa addirittura a metà rettilineo. Lena poi è in crisi di Ers, Quindi sulla linea. Oh, arriva lungo Lena. Adesso avrà. Il secondo è in grande difficoltà adesso. Io si fa vedere. Addirittura si fa vedere già adesso. Oh, lo porta all'errore. Si può infilare. Raggio, vediamo qui, non può passare. Attenzione qua, però avrà molta più trazione. Infatti prova a affiancare. Di nuovo Kwon, Davidino. Ne fa due. Dopo step, Lena resiste, va esterno, poi si ritrova adesso all'interno Lena. Vediamo se gli tira la staccata. Sono vicinissimi, Lena gli tira la staccata, si tocca, si gira Lena. Ha provato a resistere in un punto difficile, perché era un pelicolo. Rientra male. E credo, sì, ha rotto la step. A mancare, è vicino a step Lena. Lo attacca esterno. Vediamo se lo passa, no, step chiude la porta. E si gira di nuovo Lena, sfiora il muro, è diventato improvvisamente un horror questo film. Le gomme sono super calde adesso, non ha più grip. Attenzione Senna, aspetta, lo vediamo, si butta su Kaba, ma Kaba resiste all'esterno e tiene sì. Per ora tiene, fa il DRS a favore, prende la scia. Attenzione, passa Max Maurer. Allora, però passa Max Maurer, probabilmente ci siamo persi un qualcosa qui davanti. Intanto si sono presi Senna e Kaban. Cosmic ha un solo vantaggio di un secondo e tre, quindi sta per chiudere il Gran Premio lui davanti, ma succederà come il Vettel in Canada. Taglia il traguardo del suo, ma la vittoria entra Davidino. Passa Cosmi, ma vince il Gran Premio di Belgio Davidino. Andiamo a vedere l'altra per terza posizione. L'errore di Max Maurer che gli potrebbe costare il podio. Quindi vediamo se c'è il gioco delle penalità o meno. Sì, quindi per colpa delle penalità allora però perde il podio